La storia in giallo. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Francesco Pannofino. Tommaso Buscetta. Brasile, è il 7 luglio del 1984. Lungo i corridoi del carcere della capitale, l'aria è densa, irrespirabile. Seduto sulla branda della sua cella, un uomo si accinge a scrivere una lettera. L'impercettibile movimento delle labbra lascia intendere che segue con un filo di voce la penna che scivola sul foglio di carta. Cristina, mio unico amore, forse all'inizio non capirai, ma è l'unica via di scampo per te e per i nostri figli. Non sarò più quell'ombra così ingombrante. Gli occhi non tradiscono emozione, l'espressione del viso è severa. Potrai crescere i bambini senza paura e non temere. Riuscirai a seppellire il passato nel tuo cuore quando leggerai queste parole. Prima che la voce si incrini, l'uomo estrae dalla tasca un piccolissimo involto. Contiene una polvere bianca, la versa in un bicchiere. Ti libero. Senza esitare, beve il contenuto e si sdraia, in attesa. Proprio in quel momento, qualcuno si avvicina alla porta della cella. Alzati, andiamo. Il prigioniero, impassibile, si alza e si consegna alla guardia carceraria. Lo chiamano il boss dei due mondi. Ma il suo nome è Tommaso Buscetta. La polizia brasiliana lo aveva arrestato per traffico internazionale di stupefacenti. È considerato uno dei più pericolosi criminali viventi. Lo stanno conducendo all'aeroporto di Rio de Janeiro, dove ad attenderlo con un DC-10 dell'Alitalia c'è un vicequestore della polizia italiana, Gianni De Gennaro. Lungo il tragitto, il furgone blindato si ferma in un ospedale militare per accertare lo stato di salute del prigioniero. Quando le guardie aprono il portellone, lo trovano riverso in uno stato di semicoscienza. Respira a fatica, si pensa a un infarto, ma il medico che per primo gli presta soccorso non ha dubbi. Stricnina, siamo in tempo però, si salverà. Buscetta riprende conoscenza a bordo dell'aereo. Si guarda intorno spaesato. La prima cosa che vede è un uomo accanto a lui che lo osserva. Chi è lei? Dove mi trovo? Sono il vicequestore De Gennaro, la riporto in Italia. Sono ancora vivo allora. Vuol dire che è destino. Il mio destino. Perché ha tentato di uccidersi? Morirei comunque. È la mafia che ha firmato la mia condanna. Adesso voglio rimediare ai miei sbagli. Le pupille del vicequestore brillano. I due si osservano in silenzio, poi il boss pronuncia parole destinate a cambiare la storia del nostro paese. Mi ascolti bene, glielo dirò una volta soltanto. Io desidero collaborare. Parlerò con il giudice Falcone. L'aeroporto di Fiumicino è circondato da reparti speciali delle forze dell'ordine. Gli agenti in assetto antisommossa sono schierati in punti strategici. Numerosi cecchini appostati lungo la pista e all'interno del terminal controllano ogni movimento sospetto. Da diversi minuti il DC-10 dell'Alitalia sorvola la capitale in attesa di indicazioni dalla torre di controllo. Alitalia, 878, clear to land. Roger, autorizzata all'atterraggio, pista 25. Quando quell'uomo distrutto scende a stento dalla scaletta dell'aereo, sono in molti a pensare che non può essere quel terribile mafioso che ha fatto parlare di sé ben due continenti. È avvolto in una coperta e ha il viso gonfio, pallidissimo. Qualcuno lo deve aiutare a reggersi in piedi. Tommaso Buscetta si guarda intorno con sospetto. I suoi occhi sono quelli di un uomo braccato. Lo fanno salire su una volante della polizia che in breve scompare nelle strade trafficate della metropoli. In una saletta dell'infermeria della questura lo attende l'incontro con Giovanni Falcone. Don Masino, come si sente? Dottore Falcone, le ha riferito il vicequestore. Sono qui per questo. Voglio che sappia che quello che le dirò
non nasce da un calcolo, da un mio interesse. Falcone lo ascolta in silenzio. Le racconterò quando è a mia conoscenza, su quel cancro che è la mafia, affinché le nuove generazioni possano vivere in un modo più degno. Il giudice fa cenno di sì con il capo. Le sue labbra si increspano in un impercettibile sorriso. D'accordo, don Masino. Ci rivedremo presto. Quando Giovanni Falcone incontra un'altra volta Tommaso Buscetta, è in una Roma assediata dal caldo. Sono le prime ore del mattino. Il boss adesso è un uomo diverso. Il volto ha riacquistato colore. Gli occhi da indio sono di nuovo accesi, malandrini. Si siedono uno di fronte all'altro. Don Masino, osservando Falcone, vede in lui l'uomo che incarna la forza di una giustizia senza ombre, che infonde fiducia. Dottore Falcone, io sono un mafioso. Il giudice non ha dubbi. È l'inizio di tutto. Però non si scompone. Mi servono nomi, fatti. E l'avverto. Metterò tutto a verbale, ogni parola. Nessun problema. Voglio che lei mi aiuti a comprendere i meccanismi che muovono Cosa Nostra. Di tutto dobbiamo parlare. Anche dei rapporti tra mafia e politica. Lei corre troppo, dottore Falcone. Questa è una strada pericolosa, molto pericolosa. Non ha importanza. Veramente se la sente. I rischi sono grossi assai. Il mio conto con la mafia si chiuderà solo con la sua fine. Oppure con la mia. Va bene. Ma ogni cosa al momento giusto. Se parlassi adesso, finiremmo tutte e due in manicomio. Io in quello criminale e lei in quello civile. Don Masino intuisce l'importanza di quanto si dirà in quella stanza. Attento, Buscetta. La verità. La verità, non la vendetta. Mi hanno ucciso mezza famiglia. Se volevo solo la vendetta, me la facevo con le mie mani. Chi le ha ammazzato i parenti? I Corleonesi. E a loro che vuole alludere? A quelli e a Pippo Calò. Fetoso senza Dio e senza onore. Ma se mi permette, giudice Falcone, vorrei cominciare dall'inizio. Era nato a Palermo nel 1928, ultimo di 17 figli. I Buscetta erano un'onesta famiglia di artigiani del vetro. Tommaso non era stato un bambino espansivo, parlava di rado, però era un ribelle. Non conobbe mai i sogni della fanciullezza e dell'adolescenza. Era stato precoce in tutto. Ebbe la sua prima esperienza sessuale a soli 8 anni. Il modello dell'uomo perfetto era il padre, per il quale nutriva un amore sconfinato. Non ho mai ricevuto uno schiaffo né una punizione fisica. Era il suo sguardo dolce e malinconico a castigarmi. La sua scuola fu presto la strada. Erano anni tremendi quelli, erano gli anni della guerra. Su Palermo cadevano grappoli di bombe che ne devastarono il volto. Per sopravvivere Masino era entrato in una banda di ladruncoli e in breve tempo ne divenne il capo. Erano ragazzi svegli e veloci di mano, rubavano ai tedeschi di notte, razziavano di tutto, benzina, pane, latte. Odiavo profondamente i tedeschi, perché le vedevo padroni della mia città, della mia terra. Rubare a quei bastardi mi esaltava. Poi rivendevo tutto al mercato nero. Iniziai anche a sverciare clandestinamente tessere per il razionamento della farina. Fu così che giorno dopo giorno il suo prestigio e le sue conoscenze nella rete della malavita palermitana si allargarono. Sempre più spesso veniva avvicinato da individui misteriosi, dallo sguardo torvo, uomini di cui non era opportuno nemmeno pronunciare il nome. Non disdegnava la loro compagnia, anzi, era affascinato da quel mondo di codici oscuri, di parole allusive. Non ci mise molto a capire che erano i cosiddetti uomini d'onore. Un giorno gli fecero una proposta. Masino, tu sei un bravo picciotto. Parli poco. Ci sono persone che ti vorrebbero una famiglia. Capito? Fece soltanto cenno di sì con il capo e senza neppure rendersene conto si trovò dinanzi a Don Gaetano Filippone, rappresentante della famiglia di Porta Nuova. Alcuni uomini erano seduti intorno a un tavolo. Masino, poco distante da loro, attendeva in piedi, silenzioso. Don Gaetano si rivolse ad uno accanto a lui. Masino, è degno di fare parte della nostra famiglia. I Buscetta sono puliti. Nessuno sberra in famiglia. Mai nessuna questione con altri uomini d'onore. Nessuno scandalo di corna.
Il padrino a quel punto si alzò dalla poltrona e lentamente si fece incontro al giovane. Di solito, prima di essere ammessi, si doveva superare una prova. A Masino non fu chiesto. Lui conosceva la morte, aveva già ucciso. A Napoli aveva combattuto i tedeschi. Masino, tieni sempre una buona condotta. La bocca cucita, lontano di mali femmine. E non si ruba. Poi ricorda, a famiglia prima di tutto. Giura. Lo giuro. Cosa nostra viene prima del sangue, degli affetti, del paese. Don Gaetano allora prese un ago, punse il dito del giovane e gli porse un santino. Tommaso fece sgocciolare il sangue sull'immagine sacra e strofinò con il dito. Diedero quindi fuoco all'immagine e Masino, con voce ferma, poté pronunciare la formula di rito. Se tradirò, le mie carni bruceranno con questa sacra effigie. Il giudice Falcone ascolta come rapito il racconto di Buscetta. Il boss fa lunghe pause, ma non si ferma. Il quadro della sua affiliazione è ormai chiaro. E fu così che entrai a fare parte di Cosa Nostra. Adesso però ha l'opportunità di uscirne. Don Masino scuote la testa. No, è come essere prete. È per sempre. E perché vuole collaborare allora? Perché hanno sterminato quasi tutti intorno a me. E perché non esistono più quei valori che hanno fatto di me un mafioso. Valori? In Cosa Nostra? Cosa Nostra. Era nata per difendere i deboli dai prepotenti. Questo mi hanno raccontato gli anziani. Poi sono arrivati i Corleonesi, la droga, il pizzo, le faide. Il giudice porge a Don Masino un fascicolo. È un rapporto di polizia. Buscetta lo sfoglia velocemente. Non ha alcun valore, dottore Falcone. È pieno di errori. Voi non sapete niente. Nega forse l'esistenza di una commissione mafiosa? Non è questo, ma qui c'è scritto che venne istituita nel 1962. Un errore madornale, fu molto prima. Ma andiamo con ordine. Buscetta accende una sigaretta, aspira profondamente. Falcone gli fa cenno di continuare, è avido e impaziente di sapere. Era il 1957. Ero appena ritornato dall'America Latina con Melchiorra, la mia prima moglie. Si era trasferito in Argentina perché voleva affrancarsi da Cosa Nostra. Ci aveva provato ad essere onesto, ma le cose non gli andarono bene. In fondo, era ormai un uomo d'onore rispettato, e quello era il suo destino. Quando ritornò a Palermo, trovò una città profondamente cambiata. Si demoliva tutto senza criterio alcuno. Venivano ridotte in macerie ville Liberty, palazzi seicenteschi, monumenti, per far posto al cemento. Era cominciato il sacco di Palermo. Fu proprio in quel 1957, dicevo, che Gio Bonanno venne in visita in Sicilia. La riunione del potente boss americano di origine siciliana si svolse da Spanò, un ristorante sul mare, il migliore della città. Il pranzo prevedeva tante portate e tanta gente attorno al tavolo. Erano presenti tutti i capi famiglia palermitani e trapanesi. Buscetta sedeva accanto a Bonanno. Don Masino, Lucky Luciano mi ha parlato molto bene di te. Dice che comande, ma non ti sporca mai le mani. Per Buscetta fu come sentirsi sollevare da terra, il boss dei boss che tesseva le sue lodi davanti ai più influenti uomini d'onore siciliani. Bonanno proseguì il suo discorso andando dritto al motivo della sua visita. Vengo a fare una proposta, l'istituzione di una commissione. In molti si guardarono interdetti. Con tutto il rispetto, che cosa dovrebbe essere sta commissione? Un concilio permanente di moderazione e di pace interna. L'idea piacque a tutti, o se la fecero piacere. Si stabilì che ogni provincia della Sicilia avrebbe avuto una propria commissione, il cui volere sarebbe stato insindacabile. Era così nato l'organo decisionale più potente, il Tribunale Supremo di Cosa Nostra. Fu proprio in quegli anni che la reputazione di Buscetta andò alle stelle. Stava diventando una leggenda dentro Cosa Nostra. La sua fama lo precedeva ovunque. Vede, dottore Falcone, io ero all'apice della mia carriera di uomo d'onore.
Anche nelle carceri dove sono stato, io venivo trattato come un re. Poi, nel 1959, un comando assassinò il medico Michele Navarra, boss riconosciuto di Corleone. L'ordine fu dato da Luciano Liggio, che allora iniziava la sua strategia di morte per il controllo del Corleonese. Si innescò una reazione a catena che travolse anche il capoluogo siciliano. Furono giorni terribili. Per le strade di Palermo si sparava di notte e di giorno. Era il caos. Sparivano boss e gregari. Tutti sospettavano di tutti. Era l'inizio della prima terribile guerra di mafia. Quando nel giorno di Santo Stefano del 1962 due fucilate uccisero Calcedonio di Pisa, affiliato alla famiglia del quartiere Noce e membro autorevole della commissione, la situazione era ormai giunta a un punto di non ritorno. Falcone non si lascia sfuggire una sola parola. I colloqui si protraggono anche per 12 ore al giorno. Il giudice ascolta, prende appunti, riflette, elabora le informazioni. Chi era il mandante, Tommasino? Chi diede l'ordine? Era difficile in quelle condizioni, ma sospettarono di me. Chi fu? Luciano Liggio? I Corleonesi? Sì. Io ero affiliato alla famiglia La Barbera. Erano i padroni di Palermo. Si disse che ero il loro uomo d'azione. È chiaro. I Corleonesi avevano iniziato le manovre di avvicinamento a Palermo. Dovevano creare scompiglio. Ma per farlo dovevano distruggere me e i La Barbera. Era l'unica strada. E cercarono anche di uccidermi, ma li ho scannate. Il tono della voce da pacato si fa all'improvviso feroce. Gli occhi si infiammano. Per la prima volta Falcone sente di avere davanti a sé il boss temuto da tutti. Tommasino, andiamo avanti. E poi ci fu Ciaculli. Sì, era il giugno del 1963. Lo ricordo benissimo. Un vento di scirocco spazzava le vie della città. L'aria afosa pareva appiccicarsi sulla pelle. Nel quartiere di Ciaculli la vita scorreva come sempre, sembrava un giorno come tanti altri, ma non lo era. Una Giulietta imbottita di tritolo esplose uccidendo 7 carabinieri. La strategia destabilizzante dei Corleonesi aveva raggiunto l'apice della sua crudeltà. Lo Stato reagì. Gli arresti si susseguirono a ritmo incalzante. La società civile era nauseata. Lo sdegno albergava perfino nelle cosche. Quei tesanurati sanguinari dei Corleonesi. Fui accusato di essere l'esecutore materiale della strage. Venni bandito da Cosa Nostra. Nacquero dissidi interni, la commissione si sciolse. Fu istituito un triumvirato costituito dal boss supremo Gaetano Badalamenti, Stefano Bontade, un intoccabile, e Luciano Liggio, il sanguinario. Fuggì in America Latina e fu un bene. Lì conobbi Cristina Almeida, la donna che ho più amato nella mia vita. Fu per caso, sulla spiaggia di Copacabana, Tommasino era latitante. Mi hanno impressionato i suoi occhi, le maniere, il garbo. Mi ha colpito all'istante. Fu onesto con lei. Quando capì di essersi innamorato veramente, ammise di essere un gangster. Ma la cosa non frenò il loro amore e la sposò sotto il falso nome di Paolo Roberto Felici. Furono anni tra i più belli che Buscetta ricordi. Cristina era un bocciolo di rosa. Aveva 21 anni. Era tutto fuoco e samba, dottore Falcone. Il giudice sorride. Ormai tra loro l'intesa è totale. Entrambi palermitani conoscono lo stesso linguaggio, la stessa gestualità, gli stessi silenzi. Persino la satira si inserisce in quel complicato rapporto. Stiamo diventando famosi, Tommasino? Questa cosa non è buona. La cosa buona è che lei mi sta facendo entrare in una stanza segretissima. Dove mai era entrato alcuno? Dottore Falcone, dopo esserci entrati, speriamo anche di uscirne da questa stanza. Ogni uomo ha il suo destino e un suo compito. Andiamo avanti. Nella stanzetta della questura il caldo è insopportabile, l'estate è al suo culmine. Il rumore ferroso di un vecchio ventilatore scandisce quei giorni. Dottore Falcone, deve capire che il mafioso è come un pesce di scoglio. Ha bisogno di una tana
e di tanti anfratti dove nascondersi. Quali sono questi anfratti? La mafia si è resa invisibile senza scomparire. La tana sta in alto. E la politica. La politica? Lei allude al terzo livello? Mi ascolti. Non capirà mai che cos'è la mafia oggi se continuerà a separarla dalla politica e dalle istituzioni. Buscetta parla ininterrottamente, disegna i vertici di Cosa Nostra, spiega le tecniche di reclutamento, offre una visione globale a largo raggio del fenomeno mafioso. Dopo mesi di rivelazioni, di fatto consegna ai giudici i potenti esattori Nino e Ignazio Salvo. Poi è la volta di Vito Ciancimino, il sindaco corrotto, il responsabile del sacco di Palermo. Ormai Giovanni Falcone è pronto a lanciare la sua offensiva. E il 10 febbraio del 1986, nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, si apre il maxi processo. L'intero stato maggiore della mafia degli anni Ottanta deve essere giudicato. Luciano Liggio, Michele Greco, Totò Riina, Pippo Calò. Mai prima di allora lo Stato aveva osato sfidare a quel modo Cosa Nostra. Qualche mese più tardi, Don Masino è chiamato a deporre. Quando attraversa l'enorme aula, cala il silenzio. Li conosce tutti quegli uomini in gabbia. Il giudice chiama il suo nome. Tommaso Buscetta. Conferma, parola per parola, la deposizione rilasciata in istruttoria. Poi, finalmente, si trova di fronte a Pippo Calò, l'amico traditore, colui che insieme ai Corleonesi gli ha assassinato mezza famiglia. Don Masino parla, accusa. Il boss, chiuso nella gabbia degli imputati, schiuma rabbia. Sei uno sconfitto! Non hai portato nessuna prova! Buscetta si volta verso la gabbia. Riconosce Calò. Lo fissa a lungo. Io avevo già perduto. Mio figlio lo hai accarezzato quando era piccolo. Poi l'ha fatto ammazzare e ora lo calpesti! Perché non hai fatto uccidere me? Di questo non ti preoccupare. Io sono uno che paga in prima persona. Dio è grande, caro Buscetta. E io ci credo. E anche in miracoli ci credo. Non dire caro. Togli il caro. Non puoi farmi sparare come hai fatto con mio figlio. Dovrai aspettare. Aspetterò, caro Buscetta. Il maxi processo si conclude l'anno seguente, nel dicembre del 1987, con una serie di condanne pesantissime. 19 ergastoli, 2.665 anni di carcere. È il trionfo del lavoro del pool antimafia e del coraggio di Giovanni Falcone. Don Masino, estradato negli Stati Uniti, viene inserito nel Witness Protection Program. Assume una nuova identità. Di fatto diviene un invisibile. Ma la sua vita sarà sempre quella dell'uomo braccato. Vivrà chiuso in una prigione dorata, costretto a cambiare domicilio ogni qualvolta lo sguardo di uno sconosciuto sembrerà minaccioso a chi lo protegge. Una telefonata, però, lo raggiunge tanti anni dopo. È il 23 maggio del 1992. Sono De Gennaro. Giovanni Falcone è stato ucciso. Lo hanno fatto saltare in aria a Capaci con la moglie e i ragazzi della scorta. È la fine di tutto. La fine delle speranze di giustizia. La fine di un sogno per il quale ha tradito se stesso. Ha visto sterminare la sua famiglia. Ho ammirato Falcone. Era lo Stato come dovrebbe essere. Cioè superiore a Cosa Nostra. Quel giorno ho visto cadere al suolo un grande albero. Il più alto e forte della foresta. Tommaso Buscetta muore a Miami nell'aprile del 2000. Divorato dal cancro. Si spegne nel suo letto come un vecchio patriarca, circondato dai familiari scampati alla mattanza. Alla notizia della sua morte sono in molti, tra mafiosi e politici, a tirare un sospiro di sollievo. Sono venuto a dire una parola, e la dirò ora. Ma se la morte me lo impedirà, sarà detta dal domani, giacché il domani non lascia mai un segreto nel libro dell'eternità. Khalil Gibrahim. Buon pomeriggio da Antonella Ferrera, a tutti voi che siete in ascolto della Storia in Giallo e all'ospite che oggi è qui con noi, che è il professor Pino Arlacchi. Arlacchi, lei ha conosciuto personalmente Tommaso Buscetta
prima di addentrarci nel dibattito su di lui, le chiederei di ricordarci qualcosa, di renderci un suo personale ricordo di quell'uomo, di quegli incontri e di come lei riuscì a incontrarlo. Lo incontrai per via del capo della polizia del tempo, Vincenzo Parisi, e poi la commissione ministeriale sui collaboratori di giustizia mi autorizzò. Andai negli Stati Uniti, trascorsi con lui un paio di settimane, e ho avuto modo di capire che tipo di persona avevo di fronte. Mi colpì molto per il fatto di essere diverso da tutti i mafiosi che io avevo conosciuto, e mi colpì per il fatto che, prima di tutto, ero un mafioso, quindi un mafioso che non aveva assolutamente rinnegato la sua cultura, i suoi valori, il suo modo di concepire la mafia. Per lui la mafia era una cosa giusta, per lui erano i corleonesi di Riina, i suoi nemici che avevano stravolto il senso anche etico dell'organizzazione. Lui era convinto che la mafia fosse superiore allo Stato, lui era convinto che la mafia fosse un ordinamento giuridico alternativo. Ma la cosa che mi colpì di Tommaso Buscetta fu il fatto che aveva una sua statura umana, che i mafiosi normalmente non hanno. I mafiosi sono uomini estremamente ordinari, mediocri, scadenti. È quello che delude regolarmente quelli che li conoscono. Ricordo che ho trascorso buona parte dell'inizio del 1993, quando fu arrestato dottor Riina, a rispondere a questa domanda. Ma è mai possibile che questo è il capo della mafia? Cioè nessuno credeva che Riina fosse il capo della mafia, perché aveva un aspetto così modesto, così dimesso, aveva l'aspetto di un contadino siciliano semianalfabeta, che non poteva essere lui il capo della mafia. E io a rispondere tutto il tempo che no, corrispondeva perfettamente a quello che è la mafia è quella lì, per come la conoscevo io, non poteva che avere un capo come Riina. Quindi mi colpì molto il fatto invece che Buscetta era diverso. Che cosa lo spinse a collaborare con la giustizia? Il fatto che gli avversari gli avevano distrutto tutto, gli avevano distrutto la famiglia, gli avevano ucciso figli, un fratello. Ormai la sua vita era finita, capiva che l'avrebbero ucciso presto. Tentò il suicidio, fu salvato per miracolo. A quel punto si trovò una vita regalata e decise di collaborare con lo Stato. Ma ripeto, lui collaborava con lo Stato non perché pensava che lo Stato fosse superiore. Lui collaborava con lo Stato per colpire chi gli aveva distrutto tutto. Perché gli avevano distrutto tutto? Per motivi di potere, per prendere il potere? Certamente. Era la strategia dei corleonesi di quel tempo. Lui era anche una persona piuttosto intelligente. Lui era il tipico mafioso che fa le strategie. Era sempre in giro per il mondo, stava a Palermo, ma poi per lunghi periodi ha abitato in Argentina, in Brasile, in Messico, cercando sempre di fuggire dalla mafia, perché, ripeto, era un uomo molto inquieto, ma la mafia riusciva sempre a riacchiapparlo. Anche quando era sotto il programma di protezione, si doveva spostare continuamente? Sì, si doveva spostare continuamente, soprattutto per via la televisione, in quanto lo si mandava sempre in posti, diciamo, latini, dove c'erano delle popolazioni o delle persone nelle quali lui poteva in qualche modo mimetizzarsi, anche se i suoi elementi fisici non erano latini, erano più indi. Ma veniva sempre riconosciuto perché prima o poi c'erano delle trasmissioni televisive, c'erano due o tre immagini sue diffuse ed era inconfondibile, era difficile non riconoscerlo collegando poi il modo in cui parlava e l'accento e l'aspetto fisico. Con lui viveva la sua famiglia, quello che era rimasto la sua famiglia, la moglie, i figli? Sì, Cristina, i figli di Cristina, ma lui ha sempre avuto buoni rapporti anche con i figli dei matrimoni precedenti che stavano di qua e di là. E i figli come vivevano questa situazione? Erano come lui? No, non erano come lui, erano ragazzi molto più moderni. Tommaso Buscetta era una persona all'antica, era una personalità sostanzialmente autoritaria, era molto duro, quindi il rapporto con i figli era assai difficile. Era una tipica situazione di famiglia autoritaria, il padre duro, assente, lontano, i figli che vanno male a scuola, conflitti interni alla famiglia piuttosto frequenti, la sua incapacità di capire, di dialogare, erano situazioni piuttosto tese, che derivavano anche dai continui spostamenti. Le ripeto, fisicamente era assai difficile non riconoscerlo, anche quando gli abbiamo fatto fare un'operazione di chirurgia plastica, gli abbiamo cambiato i lineamenti e nonostante avessimo dato istruzioni ai medici di modificarlo, il risultato fu, io glielo dissi scherzando, lo fecero più bello, eliminarono alcuni tratti eccessivi e volgari della sua faccia e lo resero ugualmente riconoscibile. La sua collaborazione e l'incontro con il giudice Falcone rappresentano un punto di svolta della lotta alla mafia. Sì, perché Falcone capì che quest'uomo diceva la verità, aveva delle profonde ragioni umane per denunciare la ferocia dei suoi avversari, fece subito delle verifiche e tutto risultò veritiero.
C'è chi sostiene che Buscetta non abbia detto tutto quello che sapeva, secondo lei? No, credo che l'unica sua riserva, che era quella di non parlare dei rapporti tra Cosa Nostra e la politica, riserva sciolta dopo l'uccisione di Giovanni Falcone, è stata poi confermata da tutti i processi. La cosa importante, che è giusto che la gente sappia, che le confessioni di Buscetta, le sue dichiarazioni, sono state confermate giudiziariamente dalla prima all'ultima. Non c'è nessuna forma di smentita di quelle che sono state le sue accuse contro la mafia e contro la politica. Quali furono i rapporti fra Tommaso Buscetta e il giudice Falcone? Erano i rapporti tra due persone che si rispettavano molto a vicenda. Io, anzi, sono stato una delle poche persone sempre scettico nei suoi confronti, prima di conoscerlo. Poi l'ho conosciuto, capii che questo ascendente profondo che lui esercitava su tutte le persone che lo circondavano aveva delle motivazioni. Era un personaggio un po' shakespeariano, un uomo di grandi passioni, di grandi errori, di grandi eccessi, e che comunque aveva pagato in maniera estrema per quello che aveva fatto, per il male che aveva fatto a tante persone. E lui era consapevole di questo, infatti il tentativo di suicidio nasceva proprio dal senso di colpa enorme. Questo non contrastava col suo far parte della mafia. Lui pensava di aver fatti lui, come sua responsabilità, questi errori. Ma non ho mai pensato che la militanza in Cosa Nostra fosse un errore. Quindi non era un pentito. No, infatti. Collaborò, prima... ma non era un pentito. Infatti il mio libro si apre dicendo non sono un pentito, nel senso non sono una spia e non sono uno che dà delle informazioni per denaro. Tenga presente che le confessioni di Buscetta sono del 1984. Quando non c'era l'ombra di una legge sui pentiti, quando non c'erano benefici di nessun genere da dare a un mafioso che collaborava con la giustizia, tutto fu fatto sulla base dell'intuizione di Giovanni Falcone, che aveva davanti una persona di grandissimo valore giudiziario. Tenga presente che noi fino all'84 ignoravamo cosa fosse la mafia. Sapevamo che la mafia c'era, ovviamente la combattevamo, ma l'articolazione segreta di Cosa Nostra, la profondità delle sue relazioni con la politica locale e con quella nazionale, erano fuori del nostro orizzonte. Io pensavo che ci fosse un profondo legame con la politica, pensavo che l'evidenza dei rapporti elettorali, l'evidenza dei politici che facevano i mafiosi o si comportavano da mafiosi o erano mafiosi loro stessi, era già davanti a noi da decenni, ma dire questo è poi, come dire, avere delle prove precise sull'esistenza di un'associazione segreta che esisteva da due secoli, che aveva un sistema di selezione interna semplicemente diabolico, straordinario. Qual è questo sistema di selezione? Questa è la forza della mafia. L'escludere a priori una serie di categorie sociali, innanzitutto è un'organizzazione di uomini, è un'organizzazione di siciliani, è un'organizzazione di persone moralmente, tra virgolette, a posto, nel senso che sono il massimo del conformismo e quindi sono persone normalmente di classe media, non devono provenire da famiglie che hanno avuto problemi con la giustizia fino alla seconda o alla terza generazione. Non si può entrare in Cosa Nostra se si indossa una divisa di qualunque genere, non si poteva entrare in Cosa Nostra se si era fascisti, non si poteva essere comunisti, non si poteva essere figli di persone neppure divorziate o separate, non si poteva essere omosessuali. Però le interrompo un attimo, Tommaso Buscetta ebbe più di una moglie, amò più di una donna, è risaputo. Sì, infatti quando ci fu il confronto tra lui e Totorina nel tribunale, Totorina non rimproverò Buscetta di essere stato ai vertici della mafia, quindi di avere contribuito a strategie e a violazioni gravi della legge e dei diritti umani. Gli rimproverò il fatto di aver avuto più mogli. Tommaso Buscetta parlò anche della famosa commissione. Cos'era questa commissione? Un tribunale segreto, interno? Era un tentativo di autogoverno di entità sovrane come sono le cosche mafiose. Sono come gli stati. Beh, a Palermo ci sono 40-45 gruppi mafiosi che dall'inizio del secolo a oggi sono più o meno quelli con un territorio, che è un territorio urbano, un pezzo della città, i quartieri sono divisi tra le cosche, ciascuna cosca governa il suo quartiere in piena sovranità, come gli stati. Poi, siccome gli stati creano meccanismi di consultazione, di alleanza e di sicurezza interna, loro fanno la stessa cosa. Si consultano, cercano di superare il loro limite principale, che è quello delle lotte interne. Quindi la commissione di Cosa Nostra ha questa funzione, un organismo di consultazione, un organismo anche di autorizzazione di particolare attività. L'uccisione, per esempio, di una persona di grande rilievo deve essere decisa da tutti. Perché? Perché le conseguenze, cioè la reazione dello Stato, poi si riversano su tutti. Bisogna sapere quando e come e chi verrà ucciso, anche in modo da cautelarsi.
evitare di essere colpiti dalle perquisizioni, spostare i latitanti che si trovano in un determinato territorio e poi essere pronti a sostenere le conseguenze. Tommaso Buscetta parlava di una mafia, quella in cui era entrato lui, che aveva dei valori, lui parlava di valori di Cosa Nostra. Ecco, se si possono definire tali, quali erano questi valori che non c'erano poi più, secondo lui? Sì, questo è stato l'argomento di infinite discussioni tra me e lui, e su cui ognuno poi è rimasto sulle sue posizioni. Perché gli dicevo, guarda, che la mafia è un sistema di potere spietato, estremamente rozzo, primordiale. Si decide di uccidere una persona, ma poi quella persona ha davvero commesso quel cosiddetto reato, quell'infrazione. Tu come lo sai? Chi te l'ha detto? Quale procedure avete voi per decidere senza processo di ammazzare una persona o di punire un trasgressore? E poi i limiti della violenza. Io gli dicevo, avete un codice penale di 4 articoli, tutti e 4 prevedono la pena di morte. E poi ammazzate i bambini, ammazzate le donne, ammazzate gli innocenti, ammazzate le persone che non c'entrano niente. E lui dice, no, a questo punto sono d'accordo, perché noi, le donne e i bambini, non li abbiamo ammazzati mai. A questo punto gli dice, no, guarda, ne avete ammazzati, gli facevo i casi, 1, 2, 3, 4. E lui mi dice, no, però sì, c'erano delle motivazioni, perché se nel caso delle donne avevano visto, erano testimoni di omicidi, e poi dice, lo stravolgimento delle regole lo hanno fatto i corleonesi, hanno ammazzato dei bambini innocenti, eccetera, noi queste cose non le facevamo. E qui mi disse, per esempio, io, va bene, sì, ero un mafioso, negli anni 60 c'era la guerra di mafia a Palermo, mia moglie, e nessuno nella mia famiglia sapeva che io ero un mafioso, mia moglie usciva di casa tutti i giorni a fare la spesa, i miei figli andavano a scuola, e nessuno gli ha mai torto un capello, e così è successo anche ai figli di tutte le persone che si combattevano per le strade di Palermo. Beh, la guerra di mafia degli anni 60 fu un conflitto, provocò più di 150 morti. Io andai a guardare i documenti per vedere se era vero o no. Beh, dovetti ammettere che era vero, però poi ovviamente la mafia non è solo quella che immaginava Tommaso Buscetta. Questo gli dicevo, questa è la mafia che stai immaginando tu. La mafia vera è quella che a te ti ha ammazzato 2 figli, ti ha ammazzato un fratello, e che ha ammazzato, ha sciolto nell'acido i bambini, che ha ammazzato le donne e così via. Lui definì Totò Riina l'uomo più malefico di Cosa Nostra. Sì, perché c'era una, diciamo, diabolicità dell'uso delle regole di Cosa Nostra, che fu la forza dei corleonesi, nonché i loro rapporti speciali con alcuni settori dello Stato, che i loro avversari, quelli diciamo a cui apparteneva Tommaso Buscetta, non avevano. Lì ci fu un grande scontro tra 2 gruppi, tra 2 coalizioni mafiose, la coalizione dei greco-corleonesi da una parte, che doveva essere la vecchia mafia, contro i mafiosi, diciamo, urbani. Il traffico della droga lo facevano tutti e 2 i gruppi, avevano le loro raffinerie, avevano i loro terminali negli Stati Uniti e nelle altre parti del mondo. La forza militare dei 2 gruppi era più o meno la stessa, perché avevano un'incredibile quantità di killer e di armi. La differenza era che mentre i corleonesi erano capaci di manipolare gli apparati dello Stato in modo da farla franca, non solo, ma di attribuire responsabilità degli omicidi che loro facevano agli avversari, fu una manipolazione che durò più di 10 anni, erano anche capaci di manipolare il sistema delle regole della mafia, richiamandosi ai valori fondanti della mafia e alle regole strategiche di convivenza, per ammazzare le persone con molta più facilità. Masino, Tommaso Buscetta capì perfettamente questo discorso, capì anche che il commercio della droga aveva portato a una profonda sconquasso interno a Cosa Nostra stessa, perché l'organizzazione era diventata un'organizzazione molto più, diciamo così, materialista, molto più imprenditoriale, in cui i valori, diciamo, dei soldi, dell'accumulazione contavano enormemente di più che in passato. Aveva capito anche questo, e lui dice, quando tornai a Palermo nell'80 trovai una grandissima affluenza, persone, i mafiosi in passato non erano specialmente ricchi, la mafia non è mai stata un'organizzazione di poveri, ma non è mai stata un'organizzazione dei ricchi o dei super ricchi, è sempre stata una forza intermedia che si è mossa tra gli uni gli altri, e ha sempre lasciato ai suoi appartenenti una grande libertà nel campo dell'economia, nel campo della società. Cioè, fa parte della mafia, non vuol dire, diceva Calderone, non è il comunismo, non è che noi la mafia mettiamo i beni in comune, no, ognuno resta quello che è, nel senso che se è un imprenditore, se è un commerciante, se è un professionista, continua a fare quello che fa, non ci sono limiti o vincoli speciali da questo punto di vista. Si mettono in comune dei servizi e delle risorse che servono a tutti per crescere a danno di altri, e quindi si monopolizzano i mercati, si fanno le estorsioni, si prendono gli appalti, si corrompono gli uomini politici, si uccidono gli avversari, ma sempre lasciando libere le persone di muoversi economicamente. Siamo una società di tipo capitalistico. Lo stesso Buscetta non divenne mai
veramente ricco. Si sono scritte una valanga di sciocchezze a questo riguardo. Sì, andò in Brasile, fondava imprese, aprì tanti business legali di vario tipo, ma non divenne mai ricco perché in fondo era un mafioso di vecchio stampo. Cioè la ricchezza gli interessava fino a un certo punto. La cosa che più gli interessava era la mafia stessa. Il lavoro di Falcone del pool antimafia, anche grazie appunto alla rivelazione di Tommaso Buscetta, culminò nel maxi processo di Palermo. Mai prima di allora lo Stato aveva osato sfidare così apertamente Cosa Nostra. La mia impressione è che Cosa Nostra non si è mai più ripresa da quel colpo. Fu la prima volta che diversi centinaia di mafiosi al vertice del loro potere sono stati messi sotto accusa e condannati. E la reazione di Cosa Nostra a questo fatto, al quale era completamente impreparata, fu terribile. Decisero di uccidere tutti, uccisero nel giro di pochi mesi amici e nemici. Lei parla sempre di mafia, di Sicilia e di siciliani, però esiste l'Andrangheta, la Camorra, la Sacra Corona Unita. Fanno parte di una matrice comune? No, sono gruppi criminali che si sono sviluppati indipendentemente l'uno dall'altro. Sono entrati nei mercati illeciti internazionali in un momento molto buono, soprattutto attraverso il traffico della droga, ma anche attraverso altri mercati. Dovunque ci sono state delle opportunità e dovunque lo Stato e la società civile sono stati deboli, come nel caso nostro di questo paese, c'è stato uno sviluppo delle organizzazioni criminali. Gli Stati poi hanno reagito e reagiscono, in certi casi ci riescono a ridimensionarli, a sradicarli non c'è riuscito nessuno. Ma a ridurli ai minimi termini ci sono riusciti in tanti. Sono stati sostituiti però da network più flessibili e quindi niente più ambizioni di governo parallelo dello Stato, niente più sfida terroristica allo Stato, corruzione, poca visibilità, non intervento negli affari complessivi della società, corruzione politica molto diffusa. È un modello questo tipico di tutte le grandi organizzazioni criminali del mondo. E così anche per Cosa Nostra, sì, oggi? Hanno network internazionali di traffici illeciti molto più sviluppati di prima, sono collegati tra di loro per business, e attenzione, non perché ci sia la grande mafia mondiale o europea, o queste sono esagerazioni o cose da film di terzo ordine, fanno business. Quindi le figure come Totò Riina e Provenzano, insomma, non sono le figure della Cosa Nostra di oggi, perché... No, ci sono ormai business. I loro figli, i loro nipoti, ci sono i loro eredi che hanno un livello di istruzione molto alto. Oggi i principali capi della mafia siciliana, delle cosche, sono avvocati, medici, liberi professionisti, oppure imprenditori o uomini politici direttamente. Hanno capito che questa strategia rende molto di più. Hanno anche capito di essere impopolari in quanto mafiosi, e quindi non è la loro veste, non è più quel mafioso che si presenta con una sua cultura e con uno stile di vita definito. Vivono molto più immersi nella società, sono molto più interessati al potere e ai soldi. Basta vedere cosa è successo in Calabria, a Locri in questi anni. Chiunque abbia letto la relazione sulla ASL di Locri rimane sconcertato. Era un ospedale in cui gran parte dei medici, degli infermieri, dei fornitori erano mafiosi. Mafiosi nel senso tecnico del termine, nel senso gente con curriculum penale lunghissimi. E questi non hanno né l'aspetto fisico né lo stile di vita del mafioso. Del mafioso che abbiamo noi nell'immaginario. Del mafioso che abbiamo nell'immaginario. Sono persone apparentemente normali. La mafia è diventata banale. Forse lo è sempre stata, ma adesso è banale nel senso reale del termine. Grazie a Pino Arlacchi per essere stato con noi. Nel darvi appuntamento a sabato prossimo alle 16:52 su Radio 3.